Presidente Boffa, anche quest'anno la cerimonia di premiazione della Verità Associativa di Zona per esaltare i valori di attaccamento al lavoro e all'associazione. Sì, quest'anno abbiamo raggiunto la 30ª edizione della fedeltà associativa, della festa associativa, e come tutti gli anni veniamo sempre ospitati dal Palatenda che ci ospita qua, e vedo che la festa riesce sempre molto bene con tutte le presenze di autorità e di molti artigiani. È un momento non solo per celebrare imprenditori che si sono riconosciuti per tanti anni nei valori del confartigianato, ma anche un momento conviviale per trovarsi con dei colleghi e fare il punto sulla situazione. Sì, così, perché una volta uno, quando è seduto a tavola, si trova più a suo agio che nel mondo lavorativo, dove uno è molto più di corsa e non riesce a soffermarsi su tante problematiche del paese magari. Abbiamo parlato di tavola, uno dei piatti forti è stato il bue grasso di Carruna, delle eccellenze tipiche del territorio. Come eccellenze tipiche del territorio sono proprio le produzioni, i prodotti degli artigiani della provincia di Cuneo. Sì, molto. Noi come provincia di Cuneo, come mondo artigiano, siamo una delle eccellenze in Italia, secondo me, perché sia dal lato qualsiasi di tutto il mondo artigiano, trovo che siamo un'eccellenza. Signor Sindaco, torna anche quest'anno a Carru il premio della fedeltà associativa della zona, un modo per celebrare i valori di attaccamento lavoro di questi imprenditori. Sì, sicuramente, è sempre un bel momento non solo per ritrovarsi ma soprattutto per dare questo premio, questa attestazione a chi crede soprattutto nel settore dell'artigianato, e questo per noi è sicuramente un vanto. E beh, poi a quest'anno poi appunto un pregio anche aver conferito i premi ad aziende con più anni al loro attivo, che testimoniano innanzitutto il grande attaccamento a questa attività, a questa terra, ma soprattutto alla passione al lavoro, una passione fatta di serie di laboriosità e di tanta professionalità. Questo sicuramente per un'amministrazione comunale è un grandissimo vanto, un grandissimo pregio. Ecco, uno dei punti di forza della Confartigianato Cuneo è proprio il radicamento sul territorio, la diffusione su tutta la provincia e quindi anche la forte collaborazione che viene a crearsi con le amministrazioni comunali. Guai se così non fosse. Io dico sempre che quando c'è l'unione delle forze l'operazione è vincente, e anche in questo settore sicuramente le forme di condivisione, di percorsi che vengono fatti congiunti in questo caso con Confartigianato sono numerosi. Io sono molto fiera di queste operazioni, la sto vivendo poi proprio direttamente quest'anno con la Fiera Nazionale del Bue Grasso, dove ho avuto proprio la collaborazione, la vicinanza di aziende, di facenti parte del comparto Confartigianato, che proprio sponsorizzando la fiera hanno dimostrato ulteriormente quello che è la vicinanza anche a una manifestazione come per noi la Fiera Nazionale, che è il nostro principale biglietto da visita. Presidente Massimino, questa sera la zona di Carru ha premiato la fedeltà associativa degli imprenditori, come un po' negli ultimi tempi diverse zone del sistema confartigianato hanno voluto mettere al centro i valori dell'associazionismo imprenditoriale. Continuiamo in una tradizione che ormai contraddistingue Confartigianato, di dare un riconoscimento alle aziende che si sono impegnate e che hanno avuto fedeltà nel rapporto con Confartigianato, in quanto sono associate da oltre 35 anni. È un momento che noi riteniamo fondamentale nella nostra vita associativa, perché il rapporto col nostro associato è un rapporto diretto, e vogliamo che l'artigiano si riconosca nell'azione sindacale di Confartigianato, e per fare questa azione sindacale Confartigianato ha bisogno dell'appoggio degli artigiani nella quotidianità e nelle scelte anche di adesione alla Confartigianato stessa. Quindi questa è la forza di Confartigianato Cuneo, avere oltre 9.000 imprenditori artigiani che si riconoscono nel nostro lavoro e ci consolidano nei percorsi di rapporto con le istituzioni e con la politica, che sia essa di livello locale, regionale o nazionale. Momenti come questi sono anche un modo per concretizzare uno dei punti di forza di Confartigianato, cioè quello di mettere al centro non solo l'imprenditore in quanto tale, ma anche la persona.
Sì, ormai il sistema Confartigianato ha coniugato questo interesse all'azienda e all'imprenditore in quanto cittadino, in quanto soggetto che fa parte della comunità. Lo vogliamo portare avanti, oltretutto stiamo cercando di declinare quella che è un'altra caratteristica della nostra associazione, di essere radicata sul territorio e di essere capillare. Rispetto ad altre realtà associative che stanno abbandonando i territori e per motivi contingenti, ma anche per scelta di categoria associativa, noi crediamo fortemente che sia necessario continuare ad avere quella vicinanza anche attraverso un contatto diretto, anche attraverso delle visite aziendali che facciano sì che il nostro associato, il nostro cliente si ritrovi quotidianamente nelle nostre azioni. Il pieno di Confartigianato Cuneo a 360 gradi, quindi non solo per sostegno dell'impresa, non solo a sostegno della persona, ma anche nella vita civile e per quanto riguarda la solidarietà verso chi ha bisogno. Sì, questa sera è stata una bella serata perché con una raccolta di fondi che è stata fatta è stato dato un contributo alla nostra ONLUS, che è impegnata sul territorio a sostenere le famiglie in difficoltà, ma è anche impegnata a sostenere le imprese che sono state coinvolte dai recenti terremoti nel centro d'Italia, dando quel sostegno minimo che consente loro di poter affrontare le difficoltà del momento. Quindi, oltre che un'azione di sostegno alle imprese, sostegno alla persona, c'è anche questa mano operativa di Confartigianato nell'essere vicini a chi ha bisogno.